Cominciamo la parte relativa alla gestione della produzione, anche se quest'anno mi sono dilungato forse un po' troppo sulla parte della qualità e quindi alla fine dedicheremo un po' meno spazio a questo tema, quello della gestione della produzione. Allora, innanzitutto che cosa si intende per gestione della produzione e quindi poi questa piccola introduzione, quindi parlando un po' di quelle che sono le principali attività che vengono svolte nell'ambito della gestione. La gestione della produzione è di fatto il processo, un processo decisionale attraverso il quale che cosa si cerca di fare? Si cerca di organizzare le risorse produttive ponendosi come obiettivo ovviamente quindi ponendosi un determinato obiettivo, o meglio determinati, possono essere anche più di uno. Ovviamente le risorse produttive che vengono gestite attraverso questo processo decisionale vengono gestite nell'ottica e con l'obiettivo di andare ad ottimizzare la qualità, la quantità di quelli che sono i prodotti, i tempi e i costi di produzione. Come si estrinseca questo processo decisionale, quindi quali sono le fasi che caratterizzano la gestione della produzione? Allora, le fasi solitamente sono tre: una fase di pianificazione, una fase di programmazione e una di controllo. Quella di controllo di fatto serve a fornirci un feedback per poter poi attuare successivamente quelle che sono ovviamente a valle del controllo delle ulteriori azioni di miglioramento e quindi per poter intraprendere nuovamente un processo di pianificazione che ovviamente risulterà migliorato alla luce ovviamente anche di quelli che sono i feedback ottenuti al termine della fase di controllo. Dicevo, allora le fasi sono queste tre, quindi pianificazione, programmazione e controllo. Allora, dunque, come possono essere rappresentate in un piano dove ovviamente riportiamo, come vedete, sull'asse delle X le informazioni in forma più o meno aggregata e sull'asse delle ordinate il periodo di riferimento, breve periodo e lungo periodo. Allora, la pianificazione ovviamente fa riferimento al lungo periodo e ad informazioni aggregate. La programmazione invece fa riferimento a quello che è diciamo, un periodo intermedio, praticamente di passaggio tra i due, di fatto è un medio periodo, mentre il controllo fa riferimento appunto al breve periodo dove le informazioni si presentano in forma disaggregata. Allora, io avevo cercato di sintetizzare in queste slide alcune di quelle che sono le attività che vengono svolte nell'ambito di, logicamente di queste fasi. Allora, la prima fase è quella di pianificazione, come appunto vi dicevo, che fa riferimento appunto al lungo periodo. È la fase durante la quale vengono innanzitutto individuati degli obiettivi di lungo termine
vengono individuate le strategie che l'azienda dovrà seguire, le politiche, i programmi che dovrà seguire e le procedure. La programmazione, appunto, quella di periodo intermedio, definisce ovviamente con riferimento a quello che è stato pianificato che cosa invece deve essere effettuato, in che quantità e con quali scadenze, e infine il controllo fa riferimento ovviamente a un breve termine, breve periodo, controlla l'andamento delle operazioni, come già vi dicevo. Ne valuta logicamente quelli che sono gli scostamenti da quello che è stato logicamente pianificato e attua ovviamente quelle che sono opportune correzioni. Dunque, quindi pianificazione, programmazione e controllo. Con riferimento a queste fasi, ovviamente in ogni azienda si attuano e si sviluppano quelli che sono piani di produzione, e in particolare è possibile individuare, partendo dal processo di pianificazione, che è quello che fa riferimento al lungo periodo, dunque è possibile individuare un piano strategico aziendale. È un piano strategico di produzione, quindi sono, come vi dicevo, appunto nella fase di pianificazione vengono definite gli obiettivi di lungo termine, quelle che sono le strategie di un'impresa, no? Dopodiché si entra più nel dettaglio, e quindi con riferimento al medio periodo si parla di piano aggregato e di piano principale, e infine con riferimento al breve periodo e alla fase di controllo che viene attuata nel medio periodo, una pianificazione di quelli che sono i materiali necessari a realizzare un determinato processo produttivo e la pianificazione di quelle che sono le capacità, con un controllo della capacità per centri di lavoro ed un controllo delle priorità delle lavorazioni sulle singole stazioni e sulle singole macchine. Quindi è come se in questo schema io passassi ovviamente da un discorso di carattere generale relativo quindi alla definizione, all'individuazione degli obiettivi, delle politiche e delle strategie, è come se scendessi sempre più nel dettaglio fino ad individuare ovviamente capacità, risorse e materiali necessari ovviamente a svolgere un determinato processo. Con riferimento a quei piani strategici di cui appunto vi parlavo prima, che rientrano nel lungo periodo, il piano strategico aziendale e il piano strategico di produzione. Ovviamente quello aziendale è appunto un piano di lungo termine, dove le informazioni sono contenute, vi dicevo prima, in forma aggregata. Lungo termine significa che fa riferimento a un intervallo temporale almeno di tre, che solitamente dai 3 ai 10 anni, e in esso vengono definite che cosa? Tutta una serie di informazioni. Per esempio, si definisce il tipo di prodotto, quindi non entro nel dettaglio del prodotto e di come il prodotto è costituito, ma quindi individuo il tipo, la tipologia di prodotto, individuo quello che è il processo di marketing e di vendita che devo realizzare, il mercato a cui intendo riferirmi, il tipo di distribuzione, i fabbisogni finanziari, i metodi di finanziamento. Quindi sono, come dire, quelle decisioni che vengono prese in azienda che fanno riferimento, quindi sono strategiche, fanno riferimento a lungo termine. È chiaro che sono quelle decisioni che una volta prese, e beh, è difficile ritornare poi sui propri passi. Una volta che io ho definito
grosso modo la tipologia di prodotto, il mercato a cui mi intendo rivolgere, il tipo di distribuzione, una volta che ho messo in moto la macchina diventa difficile poi ritornare indietro e cambiare prodotto. Quindi sono delle decisioni, come vi dicevo, strategiche, da cui dipende poi la vita successiva e futura dell'azienda. Al gradino immediatamente inferiore, definito il piano strategico aziendale, al gradino inferiore c'è il piano strategico di produzione. Anche questo è un piano di lungo periodo, solitamente fa riferimento a un intervallo temporale che va dai 3 ai 5 anni e valuta invece più nel dettaglio, ovviamente, che cosa? Le risorse necessarie. Allora, con riferimento a quelle tipologie di prodotti, quali sono gli impianti di cui ho bisogno? Qual è il know-how, cioè la conoscenza del processo, di quelle che sono le tecnologie necessarie a realizzare quel determinato processo di produzione? Dove deve essere localizzato quindi il nostro impianto, quindi con riferimento a quelli che sono studi ubicazionali, mezzi finanziari, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, si scende più nel dettaglio. Quindi definisco per grosse linee con il piano strategico aziendale il prodotto e le mie strategie di vendita, di mercato, eccetera, eccetera, mentre scendo nel dettaglio di quelle che sono le risorse, le macchine, il know-how necessario a realizzare quel processo con il piano strategico di produzione. E vado via via sempre più nel dettaglio. Piano aggregato. Nel piano aggregato fa riferimento al medio termine, l'orizzonte solitamente è un anno. Che cosa faccio? A fronte di quelli che sono gli ordini dei clienti e quelle che sono poi previsioni di vendita, trasformo questi ordini in un piano, quindi in un piano che consiste poi nella definizione di quello che è il livello di impiego della manodopera, il livello delle scorte, eventualmente stabilisco che cosa farò all'interno dell'azienda e che cosa darò all'esterno, investimenti in impianti e strumentazioni. Ancora più nel dettaglio passo a quello che a noi poi interessa maggiormente, che è il piano generale di produzione, cioè il master schedule o il master production schedule. È un piano che fa riferimento al breve termine, solitamente copre un orizzonte temporale di 6 mesi, nel piano generale di produzione, che è quello, ripeto, a cui faremo riferimento poi successivamente parlando appunto di alcune tecniche per la gestione della produzione, si definisce che cosa? Si definisce quali prodotti intendo fabbricare, in che quantità e quelli che sono i tempi di produzione. Quindi a monte del piano generale di produzione definisco ovviamente quelle che sono le tipologie di prodotti, eccetera, eccetera, qui scendo più nel dettaglio, stabilisco le quantità, cioè quindi dico con riferimento a quel periodo di tempo quante unità di un determinato prodotto, quando le devo produrre quelle unità e i tempi di produzione. E poi ovviamente, scusatemi, qua c'è l'altro punto. Vado sempre più nel dettaglio del breve periodo, definendo ovviamente quella che è una pianificazione, quindi sia di quella che è la capacità, capacità in termini di manodopera, sia capacità e pianificazione in termini di materiali di cui ho bisogno per realizzare quel determinato processo e quindi quelle determinate quantità che ho individuato nel piano generale. La logica di un'azienda, quella tradizionale, quella
che siamo solitamente abituati a vedere e di cui credo di avervi parlato più volte durante il corso, è una logica di produzione di tipo push. Che cosa significa? Push sta per spingere, e quindi il modello di produzione che solitamente viene utilizzato e seguito nelle aziende è un modello di produzione a spinta. Che cosa significa? Significa che a fronte di quello che è il piano generale di produzione, cioè il nostro master production schedule, no, che è questo rettangolino verde che ho disegnato, bene, a fronte del piano generale di produzione, che cosa succede? Partono gli ordini di lavoro. Questo è lo schema semplificato di un sistema produttivo tradizionale, costituito secondo il modello tradizionale da un magazzino di testa e da un magazzino di coda, e con una serie di stazioni di lavoro o reparti, macchine dove vengono svolte determinate lavorazioni. Quindi partono gli ordini di lavoro, che sono logicamente la traduzione di quello che è stato definito in qualche modo nel piano generale di produzione. Quindi partono questi ordini di lavoro e il flusso dei materiali è un flusso quindi spinto da dove? Dalla testa del sistema alla coda del mio sistema. Quindi la produzione viene spinta sulla base del piano generale di produzione, che mi dice che cosa fare, mi definisce ovviamente le quantità che devo produrre, e ovviamente il flusso dei materiali avviene dalla testa del mio sistema fino ad arrivare alla coda, fino ovviamente a realizzare il prodotto finale, che ovviamente viene venduto e piazzato sul mercato. Per poter attuare questo processo di produzione e quindi per poter gestire materiali e risorse in un sistema di tipo push, solitamente e storicamente le aziende utilizzano un criterio che appunto prende il nome di MRP, Material Requirement Planning, ovvero pianificazione del fabbisogno, della richiesta di materiali. L'MRP è l'acronimo con il quale storicamente, universalmente si identifica questo criterio di gestione, venne formalizzato e venne ideato da Orlicky, che era un ricercatore dell'IBM negli anni 70. Ha subito ovviamente varie modifiche e vari cambiamenti, così da poi includere anche altre attività, per cui, come vedremo, si è passato all'MRP, all'MRP2, al CRP, all'IRP, che sono appunto evoluzioni più complesse di sistemi di gestione, che ovviamente vanno ad includere molte delle attività svolte all'interno dell'MRP. In sostanza, con l'MRP di cui parleremo a breve, che cosa cerco di fare? Cerco innanzitutto di trovare una risposta a queste domande che avevo scritto, cioè che cosa produrre o acquistare, quanto produrre o acquistare e quando produrre o acquistare. Cioè, quindi cercando ovviamente di produrre o acquistare le cose di cui ho bisogno nelle quantità strettamente indispensabili e nei momenti opportuni. Cercheremo ovviamente di, e cercherò comunque di spiegarvi e farvi meglio capire la logica di funzionamento dell'MRP poi con un esempio. Come vi dicevo, l'MRP parte da quello che è il piano aggregato, così come abbiamo visto. Si trova il piano aggregato a livello che abbiamo visto precedentemente immediatamente superiore.
e a livello inferiore, con riferimento a quello che è il breve termine, consente di attuare quello che appunto viene definito piano generale di produzione, master production schedule, che serve per rendere, quindi per rendere operative quelle che sono decisioni e strategie definite e individuate all'interno di un sistema produttivo. Il master production schedule, come vedete, si occupa e in qualche modo si estrinseca poi nella definizione, quindi in due ulteriori attività che riguardano ovviamente la gestione sia dei materiali che di quelle, sia di quelle che sono le capacità del nostro sistema. Ancora due parole sull'MRP prima di affrontare poi una serie di argomenti che ci torneranno utili. Allora, MRP, come già vi ho detto, Material Requirement Planning, quindi pianificazione del fabbisogno dei materiali, significa quindi che cosa? Pianificazione del fabbisogno di materiali necessari per la fabbricazione dei prodotti, quindi con riferimento ai prodotti e alle quantità che ho definito nel piano generale di produzione nell'MPS, con l'MRP io dico, bene, risaliamo a quelli che sono i materiali di cui ho bisogno per realizzare quei prodotti e vediamo come devo distribuire nel tempo gli ordini di approvvigionamento, di acquisto, di produzione di quei materiali. Ovviamente è una tecnica, come avremo modo di vedere, abbastanza articolata e complessa, che di fatto viene utilizzata per minimizzare le scorte. Di fatto, come vedremo, cercherà di accorpare il fabbisogno di materiali relativi a più periodi, quindi minimizzare le scorte, massimizzare il livello di servizio. Livello di servizio ovviamente si intende per definizione il rapporto tra quello che è il numero di ordini per un'azienda che pervengono, che si intendono soddisfare sul numero di ordini complessivamente pervenuti. Cioè il livello di servizio, per capirci, secondo la definizione che vi ho dato, assume sempre valore inferiore rispetto all'unità, no? Cioè se io dico il numero di ordini che intendo soddisfare sul numero di ordini complessivamente pervenuti, allora è chiaro che il numeratore è minore del denominatore, no? Perché se sono fatto 100 ovviamente il numero di ordini che mi pervengono, io se sono in grado di soddisfare tutti e 100 gli ordini, bene, ho un livello di servizio del 100%, altrimenti il livello di servizio assume valori inferiori rispetto all'unità, quindi livello di servizio del 90, del 95%, dell'80% o di quello che volete. Massimizzazione dell'efficienza del sistema produttivo, cioè dell'utilizzo, del migliore utilizzo delle risorse all'interno del nostro sistema. Bene, cerchiamo di dire qualche cosa di più a proposito di questo MRP e delle tecniche che vengono utilizzate in ambito MRP. Allora, questo signore Orlicchi, ideatore ovviamente di questa metodologia, di questa tecnica MRP per la gestione della produzione secondo una logica di tipo push, pensò di distinguere i materiali in due grosse categorie, in particolare distinguere tra quelli che sono i materiali a domanda dipendente e i materiali a domanda indipendente. Allora, la dipendenza o l'indipendenza di un materiale dunque era legata al legame che aveva con il piano generale di produzione. Quindi i materiali a domanda dipendente sono quelli che dipendono dal piano generale di produzione, quindi dal master production schedule.
ovviamente se dipendono dal piano generale di produzione è chiaro che sono noti in maniera deterministica, no? In particolare se io dico che nel piano generale di produzione devo realizzare 100 unità di un determinato prodotto, bene, conoscendo il prodotto e la struttura del prodotto, tutti i materiali e i componenti che rientrano in quel prodotto, il fabbisogno di quei materiali è noto in maniera deterministica. Perché? Perché io nel piano generale di produzione ho detto la quantità di prodotti che devo realizzare, i prodotti finiti, e quindi tutti gli assiemi, sottoassiemi, componenti che costituiscono il prodotto saranno noti in maniera deterministica. Perché? Perché ovviamente questo me lo dice la distinta base del prodotto, no? Dove io dico come è costituito il prodotto, qual è la struttura del prodotto e ovviamente i coefficienti di impiego dei singoli componenti, assiemi, sottoassiemi che rientrano nel prodotto. Questi materiali a domanda dipendente sono caratterizzati inoltre da una domanda che è concentrata in determinati periodi di tempo. Lo vedremo poi con un esempio, ma significa in sostanza avrò bisogno di un certo numero di prodotti finiti in un determinato periodo di tempo, per esempio nella settimana 1, poi nella settimana 2 ipotizzo che il fabbisogno di materiali assuma un valore diverso, nella settimana 3 ancora un valore diverso. I materiali invece a domanda indipendente, secondo Ornichi, sono quelli che non dipendono dal piano generale di produzione. Sono di fatto tutti quei materiali per i quali non è possibile stabilire con certezza il relativo fabbisogno e quindi il fabbisogno di questi materiali viene stimato su base statistica, quindi non su base deterministica. Sono quei materiali di cui noi non ci occuperemo, la gestione di questi materiali a domanda indipendente, che risultano essere ovviamente più complessi da gestire, io me ne occupo nel corso di logistica e manutenzione dei sistemi produttivi, che è un corso, come saprete, che eroghiamo sul corso di laurea in ingegneria gestionale. Noi quindi nel corso di gestione e qualità ci occupiamo soltanto della produzione e dei materiali a domanda dipendente. Quindi di fatto con l'MRP cerco in qualche modo di trasformare poi quello che è il fabbisogno di articoli a domanda indipendente, che dipendono quindi i prodotti che dipendono dal piano generale di produzione, che dipendono in qualche modo quindi prodotti finiti e la cui quantità dipende dalle previsioni di vendita e dal piano di produzione, i materiali in qualche modo a domanda, i fabbisogni di articoli a domanda dipendente, quindi il cui fabbisogno poi risulta essere noto in maniera certa, ma cercheremo comunque di capire meglio questo poi nel seguito anche con un esempio. L'input dell'MRP qual è? Ovviamente, dicevo, siccome come faccio a stimare il fabbisogno di materiali, ovvero di componenti, assiemi, sottoassiemi, materie prime necessarie? Ovviamente innanzitutto faccio riferimento alla distinta base, no? Di ogni prodotto, come sapete, in azienda ha una sua distinta base, una sua ricetta, che mi dice ovviamente il prodotto da che cosa è composto, quali sono i singoli componenti e quali sono ovviamente le quantità di ciascun componente necessarie a realizzare un'unità di prodotto, quindi i coefficienti di impiego. Poi ho bisogno di sapere, come ulteriori dati di input, il lead time di ciascun componente, ovvero il lead time, mi ricordo, abbiamo fatto una distinzione tra lead time interno e lead time esterno, a secondo se è un lead time di produzione o un lead time di ordinazione.
il time di produzione e quanto tempo ci metto a realizzare il singolo componente, cioè l'intervallo di tempo che passa tra l'istante in cui emetto l'ordine di produzione e l'istante in cui invece il componente è disponibile. E quindi è un intervallo di tempo. Il lead time di ordinazione fa riferimento invece a che cosa? All'intervallo di tempo che passa tra l'istante in cui emetto l'ordine e quindi l'istante in cui invece quell'ordine viene evaso e quindi risulta disponibile in azienda quel determinato componente. È importante il lead time perché ovviamente mi consente di schedulare nel tempo gli ordini di produzione o di approvvigionamento. Ancora, come input devo avere la situazione delle scorte a magazzino e ovviamente quella che è la domanda del mercato. Attraverso l'MRP riesco ovviamente ad emettere quelli che sono i cosiddetti ordini di produzione o di lavorazione o di acquisto per rispondere ovviamente a quella che è la domanda di mercato. Cerchiamo però di capire un pochettino più nel dettaglio, quindi l'MRP da un punto di vista operativo, pratico, come funziona e come faccio poi ad accorpare tra di loro i vari fabbisogni. Allora, questo è un flussogramma della logica MRP che vi sarà comunque più chiaro in seguito quando avremo capito un pochettino meglio il funzionamento dell'MRP, ma di fatto si parte da una pianificazione della produzione, un programma guida di produzione, una pianificazione del fabbisogno dei materiali, fino a una pianificazione dei fabbisogni di capacità, con una verifica di congruenza di tutte le pianificazioni che sono state fatte fino a quel momento per verificare effettivamente la fattibilità e la realisticità di quelle pianificazioni che portano ovviamente a dei piani esecutivi o a una ripianificazione di alcune delle attività. Allora cerchiamo adesso di scendere un pochettino più nel dettaglio e cerchiamo di capire a questo punto alcune grandezze che ci serviranno poi nell'applicazione delle tecniche di cui appunto vi parlavo. Allora, innanzitutto dunque cerchiamo di determinare i fabbisogni produttivi e allora vediamo di capire allora come è possibile per questi materiali a domanda dipendente come è possibile definire i fabbisogni lordi, i fabbisogni primari, i fabbisogni addizionali e i fabbisogni netti. Allora, fabbisogno lordo. Allora, fabbisogno lordo all'istante T, quindi fabbisogno lordo relativo ad un determinato istante di tempo, è dato dalla somma del fabbisogno primario più il fabbisogno addizionale. Ovviamente relativi anch'essi allo stesso istante di tempo. Allora, il fabbisogno primario è quello che riesco a desumere e a stimare direttamente dal piano generale di produzione, dall'MPS o dal PGP, come volete chiamarlo voi, Master Production Schedule o piano generale di produzione. E quindi è una quantità che io conosco, riesco a stimare, riesco a determinare quindi in maniera certa, in maniera deterministica. Il fabbisogno addizionale è il fabbisogno invece legato a eventuali nuove altre richieste che possono sopraggiungere alle aziende e che comunque non sono incluse nel piano generale di produzione. Quindi il fabbisogno lordo è grosso modo quindi quante unità di un determinato prodotto ho bisogno, quantità che ho conosciuto dal piano generale di produzione e in qualche modo anche da nuove esigenze, nuove richieste
che possono pervenirvi, per esempio sostituzione di alcuni prodotti già in commercio, ma che devo sostituire per esempio in garanzia, o sostituzione di alcuni componenti difettosi o quant'altro. Quando si attua logicamente l'MRP, dobbiamo però parlare, per quanto riguarda i materiali, non tanto di fabbisogni lordi, ma di fabbisogni netti. I fabbisogni netti sono fabbisogni che vengono calcolati partendo dai fabbisogni lordi e considerando quattro altre quantità, quattro altre grandezze. In particolare, la giacenza, le scorte di sicurezza, gli ordini in corso e le quantità già impegnate. Allora, quindi giacenze, scorte di sicurezza, ordini in corso e quantità già impegnate. Allora, in particolare, vedremo poi nel dettaglio che cosa significa queste quantità. Dunque, il fabbisogno netto è dato, quindi da un punto di vista analitico, dunque è dato dal fabbisogno lordo, a cui sottraggo la giacenza e gli ordini in corso, e sommo le quantità impegnate e le scorte di sicurezza. Che cosa significa giacenza, quantità impegnata, scorte di sicurezza, ordine in corso? Allora, la giacenza, quella che leggete G, è la quantità di quel componente che io ho a magazzino. D'accordo? A magazzino ho per quel determinato componente, visto che sto ragionando sempre in termini di scorta, ho 100 unità, 200 unità di quel determinato componente. Quella è la giacenza. Scorta di sicurezza. La scorta di sicurezza è una quantità che io ho a magazzino, ma che comunque decido di avere fissa in magazzino e non utilizzare in condizioni normali di esercizio, ma utilizzare soltanto in caso di necessità. Quindi significa che se ne ho 100, per esempio, al magazzino di quel componente, io dice sì, però la mia scorta di sicurezza di quel materiale deve essere di 20 unità, che devono sempre rimanere al magazzino. La quantità impegnata invece fa riferimento alla quantità di un determinato componente che io ho ma non posso utilizzare, perché di fatto già impegnata, perché è una quantità, per esempio, che io ho già destinato ad altri prodotti che devo realizzare, e quindi di fatto ce l'ho ma non la posso prendere. Gli ordini in corso invece fa riferimento a che cosa? Alle quantità di un determinato componente che non è questa quantità disponibile immediatamente al magazzino, ma lo sarà all'istante T, quindi qualche cosa a venire che deve arrivare prossimamente. Quindi, in sostanza, abbiamo detto che il fabbisogno netto all'istante T mi è dato dal fabbisogno lordo all'istante T meno la giacenza più la quantità impegnata più la scorta di sicurezza meno gli ordini in corso all'istante. Allora, per cercare di semplificare anche e rendere più chiara questa relazione, no, che è scritta così, proviamo a fare un esempio banale. Allora, immaginiamo, per esempio, di dover, si avvicina Natale, e allora immaginiamo di voler fare un regalo alla vostra ragazza o
c'è una sola signorina, al suo ragazzo, e di voler destinare una somma per questo regalo. Allora, immaginiamo che dopo aver pensato a lungo, uno dice, vabbè, voglio spendere 100 euro. 100 euro che cos'è? È il fabbisogno lordo, ovviamente, no? Quindi rappresenta quello che io voglio spendere per un determinato regalo. Questo quindi è il fabbisogno lordo. A quale istante? Ovviamente a T25, se ovviamente vogliamo fare riferimento a un regalo che voglio fare a Natale, quindi il 25 di dicembre. Bene, qual è però il fabbisogno netto? Cioè io, tranne se poi sto proprio senza naviglia, ma qualcosa ce l'ho, e allora dico, ma aspetta, io ho 50 euro. 50 euro che cosa rappresenta? Rappresenta la giacenza, giusto? È quello che io ho da parte, quindi giacenza. E però, un attimo, non è allora il fabbisogno netto 100 meno 50, perché devo tener conto un attimo anche di quegli altri termini. Quali sono questi altri termini? Allora, innanzitutto dico, ok, ho 50 euro, ma posso prenderli tutti? No, perché? Devo restituire 15 euro a Vincenzo, il mio amico, che me li ha prestati e che ha detto, guarda, me li devi dare perché prima di Natale mi servono. Quindi 15 euro rappresentano che cosa? Una parte di quella giacenza che io non posso prendere, quindi è la quantità impegnata. E poi un'altra cosa, dico un attimo, e io non è che ci posso mettere tutti i 50 euro, che poi rimango senza manco una lira, cioè mi serve pure tenere qualche cosa in tasca. Allora io voglio rimanere almeno con 10 euro in tasca, quindi al di sotto io non voglio proprio rimanere senza manco un soldo in tasca. Quindi 10 euro, che rappresenta, come dire, una parte di quei soldi che io voglio sempre tenere nel portafoglio, rappresentano la mia scorta di sicurezza. E non è finita qua, perché per il prima del 25 di dicembre molto probabilmente, è vero che ha già fatto un regalo, ma forse riuscirò a sostenere l'esame. Sosterrò l'esame di impianti industriali e se riesco, se riuscirò a superare questo esame, mio padre mi regalerà qualche cosa. Allora, mi regalerà, come lo facciamo? Magnano, non so fare, 50 euro. Ragazzi. Allora, significa 50, 30, non mi avviniamo mai. 30 euro rappresenta che cosa? Un ordine in corso. Ovviamente all'istante T, perché poi ce ne sono quando faccio questo esame, ma lì ci dovrei mettere ovviamente la data dell'esame, giusto? A questo punto, qual è il valore del fabbisogno netto? Allora, tiene conto, deve tener conto di tutto questo, cioè sarà, questo è 100, quindi abbiamo detto, giacenza è 50, quantità impegnata è 15, scorta di sicurezza è 10, ordine in corso è 50, e quindi è 100 meno 50, quindi 50, più 15, 65, più 10, 75, meno 50, 25. Quindi significa che se tutte le cose vanno per il loro verso, io supero l'esame, do i soldi a Vincenzo, eccetera, eccetera, alla fine per fare sto regalo, avendo 50 euro, mi servono 25 euro. Bene. È ovvio, è un esempio, ma diciamo considerando lì i materiali, quindi non parlando di soldi, ma parlando di quantità, e questo per capirci è il discorso, la logica che segue un'azienda per stimare il proprio fabbisogno netto. Voglio dirvi quest'ultima cosa, poi vi faccio riposare e poi riprendiamo. E allora, detto questo, quindi ho fatto questa premessa per dirvi, guardate che noi ragioneremo sempre in termini
di fabbisogni netti, dove ovviamente in alcuni casi io vi do già i valori dei fabbisogni netti, in certi altri casi, poi in certi altri esercizi, io vi posso dire questi sono i fabbisogni lordi, poi tenendo presente la giacenza nei vari istanti di tempo, gli ordini in corso, bla bla bla, calcolare gli ordini e quindi significa che in quel caso dovete determinarvi il valore del fabbisogno netto applicando questa semplice relazione. Allora, come vi dicevo, quello che ora l'azienda deve fare sulla base dei fabbisogni deve mettere degli ordini di approvvigionamento dei materiali e quindi la trasformazione dei fabbisogni netti in ordini pianificati avviene, può avvenire seguendo tre diversi criteri. Allora, un primo criterio è il criterio di ordinazione ad impegno. Il criterio di ordinazione ad impegno è un criterio che viene seguito dalle aziende quando solitamente componente, il materiale di cui appunto abbiamo bisogno è caratterizzato da un elevato costo unitario. Allora, siccome è caratterizzato da un elevato costo unitario, io voglio evitare di avere scorte di quel materiale e quindi che cosa faccio? Ordino ad impegno, cioè ordino quantità pari proprio al fabbisogno netto, capite? In questo modo ordino proprio quello che mi serve, quindi è ad impegno. Questo quando il costo è elevato, perché in questo modo io cerco di evitare immobilizzo di denaro, quindi di avere scorte elevate a magazzino. Un secondo metodo di ordinazione è quello invece a quantità fissa. Capite bene che il criterio di ordinazione a quantità fissa viene seguito dall'azienda quando invece i prodotti sono di basso valore, no? E quindi mi posso anche permettere di ordinarne di più rispetto a quelli, a quello che è la mia effettiva e reale necessità. Solitamente a quantità fissa significa io ordino sempre la stessa quantità a prescindere poi da quella che è la mia effettiva e reale esigenza e quindi è chiaro che questo criterio va bene quando il costo del materiale è basso e quando l'andamento della domanda è pressoché costante, perché ordino sempre la stessa quantità, no? Il terzo criterio di ordinazione dei materiali è quello che viene detto appunto a quantità calcolata. È chiaro che questo è quello più complicato, più complesso come criterio, ma ovviamente è quello che noi studieremo, perché si applica e quindi può essere utilizzato in qualsiasi contesto, sia quando il costo del materiale è basso, sia quando il costo del materiale è alto. Sia nel caso di domanda costante sia nel caso di domanda variabile. E i due grossi criteri che vengono seguiti per l'ordinazione dei materiali sono il costo, il criterio del costo minimo unitario e il criterio del bilanciamento dei costi. Allora io analizzerò con voi, analizzeremo tra oggi e la prossima volta questi due criteri, cercheremo poi di risolvere anche degli esercizi e capire poi quindi come sulla base di questi criteri riesco ad emettere degli ordini, quindi a pianificare logicamente gli ordini. Ok, vabbè, se volete ci fermiamo 5 minuti.